Il pensiero del giorno. In studio Chiara Giaccardi, docente di sociologia e antropologia dei media all'Università Cattolica di Milano. Settembre è iniziato, riprendono le attività, o come forse è più bello pensare, riaprono le danze. Possiamo guardare al tempo che viene come una serie di fatiche, di compiti che chiederanno più energie di quelle che abbiamo, di routine che ci riassorbiranno in un ritmo che non sembra lasciare scampo, un tempo di sfide per le quali non ci sentiamo all'altezza, di responsabilità che sembrano troppo grandi per le nostre forze, pensieri più che legittimi dalla prospettiva dell'io. Oppure possiamo provare a guardare le cose in altro modo, con le lenti di una metafora che ci aiuta a prendere un po' le distanze da noi stessi e soprattutto a rivolgere lo sguardo ad altri. Lodo la danza perché libera l'uomo dalla pesantezza delle cose e lega l'individuo alla comunità, scriveva Sant'Agostino. La danza ci rende leggeri, anche quando leggeri non siamo. Ci solleva da terra, ma soprattutto ci dispone in un dialogo silenzioso con gli altri, fatto di gesti, di sguardi, di attenzione reciproca, di sintonia. E non solo per non pestarci piedi a vicenda, ma per inventare qualcosa di bello, dare forma al tempo col movimento, plasmare insieme una coreografia che sia gioia per gli occhi di chi guarda. La danza è leggerezza, è movimento in relazione, delicatezza e insieme intensità appassionata. Colui che danza cammina sull'acqua e dentro una fiamma, scriveva il poeta García Lorca. Non quindi un di più, un passatempo, ma un metodo per affrontare la vita e un linguaggio per raccontarla. Tanto che Nietzsche ammoniva: conta per perduto il giorno senza danza. Non sempre però siamo nelle condizioni per questo muoverci con grazia verso e insieme agli altri. Allora, scriveva la mistica Madeleine del Brel, quando non puoi danzare tu, fai danzare la tua anima. Impariamo a farla danzare la nostra anima, con leggerezza, ricettività, apertura. Sarà bello allora poter dire alla fine di ogni giornata, con le parole di Rimbaud, ho steso corde da campanile a campanile, ghirlande da finestra a finestra, catene d'oro da stella a stella e danzo. La trasmissione si può riascoltare e scaricare in podcast dal sito pensierodelgiorno.rai.it.